microfono? Eccolo qui. Buonasera e grazie a tutti, grazie all'Accademia, al Comitato, al Presidente. Ecco, io sono un medico, avevo lasciato l'ospedale per motivi di età, ero andato in pensione, la pandemia mi ha fatto ritornare in sella e quindi questo premio che ricevo questa sera io lo voglio dedicare a tutti gli operatori del mondo, del pianeta, della sanità, operatori di ogni ordine e grado, dal primario all'ultimo operatore sociosanitario, che sono morti nella speranza di aiutare tutti coloro che hanno avuto questo problema. Hanno dato la loro vita. Se andiamo a confrontarla in termini numerici è una percentuale molto bassa rispetto ai 110.000 persone che hanno perso la vita in Italia. Sono più di 1.000 comunque. Ora, a loro, a nome di tutti voi, permettetemi di dire il grazie di tutti. Guardate, arte e medicina. Quando eravamo studenti, tanti anni fa, si parlava non di professione medica, ma di arte medica. Poi tecnologia ed economia sono entrati a gambe tese nella nostra professione. Le tecnologie avanzate sono importantissimi per la cura di qualsiasi tipo di malattia, da quelle oncologiche a quelle cardiologiche. Però non si va avanti se non si ha la barra, il timone verso l'umanizzazione delle cure. Solo così si può ottenere quella buona medicina a cui tutti aspiriamo, che abbia un senso di efficienza e di efficacia. E voglio terminare dicendo che la nostra professione ha bisogno di una dote, l'umanità e soprattutto tanta, guardate, mi dispiace dirlo, ma dobbiamo fare un atto di coscienza e dobbiamo essere tanta umiltà. Grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti e ringrazio innanzitutto i fratelli Roberto e Dario Chiavarini per quello che fanno, per la visibilità che danno agli artisti, alle associazioni e a tutti, carabinieri, polizia e quant'altro. Posso dire che sono orgogliosa di conoscervi e di essere qui su questo palco. Vi ringrazio di vero cuore, buonasera a tutti. Grazie. Il premio al professor Guglielmi. E il premio a Chiara Delisoli.